Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su Overwatch, sempre in compagnia del buon Larenz e oggi vi porto una partita nella Senza Limiti su Gibilterra. Avrei voluto farvi vedere il nuovo personaggio che è stato inserito nel gioco, ovvero Brigitte, ma purtroppo avevamo poco danno e pochi tank per poter utilizzare quel personaggio, quindi a metà round mi è toccato cambiare per poter dare una mano a Larenz, che era l'unico che stava facendo effettivamente del danno in questa partita. Cercherò di registrarvene una completa, che così vedete bene anche questo personaggio. Per attaccare e difendere i punti va molto bene, per difendere, tipo, se fossimo stati in difesa qui non l'avrei presa mai. Concordo. Però adesso comunque lo riproviamo, vediamo di abituarci, ecco. Farò vedere che sono. Sì, perché... Io ormai sono diventata un main support, ci ho perso le speranze. Main support e diva, ci ho perso le speranze per il resto. Si salva giusto Widowmaker perché è Widowmaker. Tanto c'hai Moira. I danni. Ho capito, ma Widowmaker ogni tanto la uso sempre. Ma questo posto qua. Tiè! Io volevo dire qualcosa, ma non mi ricordo cosa. Tiè! Ma sei intinta con questo Bastion? Aspetta, Di combinato. Gli ho detto levati dai piedi. Abbiamo Pablo. No, Pablito. È fatta, che cosa sta usando? Reinhardt. Ah, ma è l'avversario, peccato. Ho perso allora. Vabbè. Se ce l'avevamo. Vado io, tanco io. Io carico. Quello è un pazzo. Sono 66 persone. Chi è un pazzo? Tu. Ma finché mi curavate stavo resistendo bene. Sei vivo? Ma io ti stavo curando. Ma questo ha già caricato l'ultra. Pablito aveva già l'ultra. Ma hai detto Pablito. Sapevamo che era forte. Che cos'è? Mi confonde tantissimo quando... Cosa? Quando c'è Brigitte che ti sposta con... col dash. Col dash. Aia. Non è nostro, vero? No. Grazie, Mercio. Non ti viene voglia di cantare la canzoncina di Yu-Gi-Oh! Quando... Yu-Gi-Oh! Per Mercio. Aiuto! Però io due stun di Brigitte non li reggo. Venite, venite! Niente. Di nuovo, che palle sto coso. Grazie, Mercio. Mio Dio. No, dai. Io vorrei dire a Bastion che ho l'oro contro kill. Io non riesco a uccidere nessuno, sto facendo un sacco di danni, ma li sto anche prendendo un sacco. E io ho il bronzo sui danni soltanto, sto mazzuolando l'inferno. Posso fare di meglio. Sì, insomma, qua ci serve del danno però, eh. Abbiamo due Mercy. Dai, ti do un po' di supporto come te. Io gioco per vincere. Abbiamo due Mercy che non fanno un tubo di danno. Con la pistolina. No, stanno curando, però adesso appena mi hanno finito la ultra, sti qua. Cacchio, però curatemi. Vabbè, niente. Ma possono anche funzionare le due Mercy, che gli altri devono fare il DPS, se no è la fine. Cioè, Bastion, se mi dici tu che hai loro quei danni, cacchio, sta facendo.
Adesso solo le uccisioni. E tra l'altro ho perso anche la mia ultra. Grandissimo! Chi era lo steltone qui? Chi è stato? Guarda, guarda come ha funzionato alla grande. Non lo so, ma gli voglio un gran bene, chiunque sia. Bravissimo! Non ci abbiamo pensato noi. Credo fosse una Mercy. Ah no, aspetta, è stato EDH. Una Mercy. Mazzuola, mazzuola. Che cacchio, Brigitta. Non Brigitta, le mani. Te picchia, picchia. Mettere. Niente. Io la ultra. Io sono appena morto. Cioè, ho appena perso il mecha. Io sono morto anch'io, però era per, giusto per avvertirti. Dai, 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 ok. Io di ultra sto al 97, adesso la carico. Ce l'ho. Questa Brigitte. Se vuoi ultrare ti seguo. Ultro. Tipo qui. Niente, ne ho preso. Cioè, li abbiamo uccisi prima che potessi lanciare la mia ultra. C'han così. Niente, dove l'ho lanciata? Devo fermare Pablito. Mi spiace, Pablo. Picchia, picchia. E poi mi è venuto un dubbio. Se il nostro Pablo è sulla gamba della nostra cara ragazza, no? Il vero Pablo dove è finito? Hanno Bastion. Ilerami. No, noi abbiamo Bastion. No, no, anche loro. Peccato. Sparatalina con lì, ma stupato. Ah, cacchio, sono caduta. Muori, Bastion. Come osi schivarmi? Morto. Ma continua a spostarsi. Cos'era, un ninja? Era un Bastion ninja. A me ha rotto quello sparapallina, quello non riesco mai a riuscire, mi scappa sempre con 2 HP, guardalo, beh. Io ho ancora la ultra. Io ce l'ho tra un attimo. Aia. Ce l'ho. Ok, quando la lancio te lo dico. Ok. Purtroppo non sono in una posizione molto buona. No, no, aspetta. Lancio. Wow, bravo. Aiuto, mi colpiscono sulle chiappe. Mi è arrivata una freccia sul culo. Brava tu. Perché non siamo... No, ci mancava un centimetro. Bisogna far fuori questa Moira e tutti gli altri. Che palle ste Brigitte, mamma mia. Sto stun. 94% ancora ultra. Io sto lancio. Sono già 60%. Vai, vai, mazzuola. Sto caricando ultra a manetta. Ultro. Sono senza mecha io. Dove? Ah no, ci sono in mezzo. Pablo. Non mi fai più la freccia di vita. Ok, ucciso. Voglio salvarmi il mecha. Niente, ce l'ha proprio con me. Sono in serie. Provo. Di 20. Io non capisco. C'era Moira. E l'ho vista, ce l'avevo davanti. Come ha fatto a sopravvivere? Perché il payload ti copre.
poco, ma ti copre a quanto pare. Però la cosa sembra caos totale questo, dannazione. Ultro! Vai, vai. No, non ce l'abbiamo fatta a buttarla giù. Sono in serie di 25. Che sta succedendo questa partita? E gli healer sono buoni? Alleluia. Okay. Che fatica. Oh, 34, 7 e 12.945 danni inflitti agli eroi. Fatti tutti in quel punto lì, andando in giro a martellare tutti. Probabile. Comunque sì, siamo infatti, qui grazie alla merci di prima, cioè bravissimo. Quel Junkrat era indistruttibile, era di gomma, più martellavo più sopravviveva. Com'è possibile? Mamma mia. Bravo. Cavolo, eravamo quasi pari. Quasi. Per quattro uccisioni. E tra l'altro è iniziato anche dopo, quindi... Sì, perché prima cosa avevo Lille, avevo Brigitte. Stavo facendo schifo. Una partita nella norma, non è successo niente di eccezionale a parte una genialata di una delle nostre mercy, che però ho voluto comunque caricare. Avrei voluto portarvi un'intera partita con Brigitte, ma purtroppo, a parte che ancora devo impararmela bene, non avevamo abbastanza danno. Avevamo 4 support, Larynx che usava Reinhardt e un Bastion che probabilmente stava giocando con l'uccellino, anche se questa cosa sembra molto scabrosa da dire, però è così, perché Larynx, finché non ho cambiato io, Larynx aveva l'oro sui danni e sulle uccisioni, quindi Bastion non so cosa stesse facendo. Brigitte e Mercy non potevano fare danno, non riuscivamo a muoverci da lì anche per questo. E soprattutto ho voluto caricarvi questa partita per farvi vedere come si esce dallo spawn kill. Cioè, a me non è venuto in mente, però effettivamente con D.Va o Reinhardt non potevamo passare alle spalle del nemico e andarcene sull'obiettivo, perché un grande robottone nero e viola e un soldato in armatura gigantesco sarebbe stato molto visibile dai nemici, cioè ci avrebbero notato se tentavamo di superarli, mentre una piccola Mercy che probabilmente è uscita da sopra planando alle spalle dell'avversario è riuscita ad andare sul punto e gli ha fregati tutti. Questo ancora una volta per ribadire che Overwatch è un gioco ad obiettivi, le kill non fregano nessuno per vincere la partita, come avete visto questo ha fregato tutti e abbiamo vinto grazie a lui, mentre loro stavano facendo palesemente spawn kill davanti alla nostra base. Ci sono gli obiettivi, non fatevi prendere dall'euforia di fare kill, perché poi vi fregano in questo modo. Comunque, come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono i link per i vari canali, passate su quello di Larynx, iscrivetevi al suo e al mio se non l'avete già fatto, lasciatemi un like, un commento e come sempre vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti!